Ale, 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 e tutti sanno che ho gran campione. Ale, ale, il re leone. Nome! Dario! Riuscite ad immaginare un mondo senza avvocati? Luca! Hi everybody! Hi Dr. Nick! Cognome! Pocio! Vengo! Ruolo! Questa è domanda a milioni di dollari. Jolly, tranquillamente. Jolly! Ma io lungo. Da quanto tempo e perché siete a scanso? Allora, è a scanso dal 2008 perché non ho accettato di andare a giocare a calcio nel mio quartiere, quindi sì, è stata una scelta veramente tosta, ma sono ancora qua. Insomma. Io sono dal 2012, ormai 4 anni, e due crociati fa ormai praticamente, considerando gli infortuni. Correva l'anno. Dario, ci descrivi Pier Signorelli? Allora, sicuramente un'autorità a scanso, il volto noto di scanso. Allora! Sindaco, padre putativo e soprattutto friggitore di patatine alla festa. Incredibile. Mego! Non lo descrivo io, bene, presto. Ha un grande fischia, cioè senza di lui lo scanso non ci sarebbe. Se Van Gistein non fa palassendo. Pocio, il tuo miglior ricordo a scanso? Allora, sicuramente il matrimonio di Ghezzi e tutte le feste, in assoluto, e tutte le feste di fine anno, autoscontri, vabbè, ci arrestano. Allora, io metto il primo anno qua ai playoff. Cioè, playoff, primo turno playoff 1-1 contro Colonio e poi il canestro del pareggio loro che ci hanno praticamente buttato giù. Pocio, il giocatore che ti ha lasciato il segno? Luca Farsina, un saluto che so che sia ad Amsterdam. Saluto, io, grande. Con una comunità di allenamento mi ha sublussato la mandibola a parecchio per un anno. Menghini, il giocatore che ti ha lasciato il segno? Weber a parte. No, Weber. In assoluto. Weber a parte, dico, mi ha lasciato un segno Marnotto, perché ho sempre desiderato giocare con lui e giocare con lui mi riempie d'orgoglio. A Torre, Zine o Zanchi? No, aspetta, leggi bene la domanda. Giù dalla Torre. No, allora, Torre, Zanchi, giù dalla Torre, bella lotta, non lo so, perché cucina male Zine. Giù dalla Torre, Zine. Ferro o Iago? Col sorriso dico Ferro. Anch'io, Ferro. Sempre sorriso. Pocio o Mengo? Allora, butto dalla Torre egoisticamente Mengo, se vuoi buttarti anche io tu. Io mi butto dalla Torre, cado dalla Torre, io inciampo e cado io da solo. Li avete avuti entrambi, Besutti o Calvù? Grande cuore Calvù, Calvù. Non me ne voglia Besu, ma Calvù ci ha fatto... Calvù ci ha cresciuto. Grande cuore, grande cuore. Besutti o Boccoso? Oh, non me ne voglia Luca, ma dico Mario per la torta alla ricotta. Complimenti. Io dico Boccafurni, perché anche lui è l'allenatore storico di scanso. Besutti o Bebo? Beh, Bebo. Perché? Tecnicamente vale. Senza nulla togliere a Luca. Bebo per la militanza dello scanso. E allora Besutti? Chi? Besutti. Ma il panettiere, quello di Gromolongo? No, il deve essere l'assessore allo sport. Ah, l'assessore. L'ho sentito così, sì, ma non lo conosco. Salutato. Una promessa da vice capitano e da capitano per i tifosi. Allora, vi promettiamo che se andiamo ai playoff, Omar Noto ci porterà in Serie D. Ve lo prometto. E soprattutto, se andiamo ai playoff, portiamo tutti i tifosi a festeggiare con noi. Salutatevi! Ciao, Pocio. Oh, non mollare, grazie. Sempre. Grazie per la serata. Con cuore, quando vuoi. E col sorriso. Sempre. Forza, scanso. Forza, sempre. Dai, Non molliamo, cazzo! Yeah!